Quasi un congresso di grandi firme dell'arte e dello spettacolo in onore di Pablo Picasso, che festeggia a Mauguin l'ottantesimo compleanno. Il matador della tavolozza assiste alle prodezze di un matador dell'arena. Picasso è il più famoso pittore vivente. In Oriente non v'è chi non conosca il nome dell'autore della colomba della pace, una colomba che purtroppo rischia oggi di subire gli effetti delle radiazioni atomiche. In Occidente accolgono ovunque come un sovrano questo grande artista che già da tempo ha in tasca il passaporto per l'immortalità. Le sue opere, che hanno raggiunto un valore incalcolabile, hanno un solo difetto. Ci sono troppi avventurieri del pennello, i quali tentano di trasformare l'arte del maestro in una moda, per avallare con essa i loro errori e i loro orrori.